adesso la buona. Prego. Ah, volete fare? Buongiorno. Prego. Io vendo il carico della signora, ti deve scendere? Però biglietto abbonamento? Pronto? Ok. Grazie. Biglietto abbonamento. Io veramente a me con l'abbonamento ancora. Vieni qua. Vieni qua. Volete venire? Hai una ricevuta? No, l'abbonamento non lo fa, non lo fa. Vieni qua. Pensa, volete vedere l'abbonamento? Allora dove state? Tutto a posto, tutto a posto. Inizia a dare i suoi frutti questa vostra operazione per il controllo di irregolari? Sicuramente sì, stiamo ottenendo dei grossi risultati e lo registriamo attraverso l'incremento della vendita dei titoli di viaggio presso i punti vendita e attraverso l'SMS che già da giugno è operativo. Con un messaggio si può acquistare il biglietto prima di salire a bordo. Le multe sono tante, siccome il riscontro è positivo, già da lunedì ho intenzione di intensificare questa attività inserendo altre coppie costituite da un vigilante e un nostro operatore. Quanto avete riscontrato sono più italiani, stranieri, sono i salernitani insomma che non acquistano il biglietto, avete dovuto verificare questo? Per noi sono cittadini tutti uguali, tutti devono pagare, di qualsiasi colore siano, abbiamo il diritto e il dovere nell'interesse generale di conseguire quanti più ricavi è possibile del traffico, a prescindere da chi sia il cliente che sale a bordo dei nostri autobus. In termini percentuali ci può aggiornare su 100 persone fermate quante persone non pagano il biglietto? Ma abbiamo il dato dell'evasione precedente che aveva raggiunto il 35%, adesso vedremo questo effetto, adesso è presto per poter dare un numero. In questi giorni mi dicono che il fenomeno è rientrato di parecchio, però va misurato con metodo sicuro e solo allora potremo dire se è rientrato in limiti fisiologici che dovrebbe essere intorno al 10%.